13 sotto zero, ma accoglienze almeno apparentemente calorosissime di Khrushchev e Bulganin per Gomulka, che giunge a Mosca per continuare il dialogo iniziatosi tempestosamente nell'ottobre scorso a Varsavia. Un dialogo che il piano pluriennale firmato al Cremlino è ben lungi dal concludere. Mosca ha dovuto cedere su molti punti ed è comprensibile l'entusiasmo della popolazione che acclama al suo ritorno colui che personifica la dignità della nazione. Gomulka ha ottenuto ampie soddisfazioni economiche che dovrebbero contribuire a migliorare il basso livello di vita della Polonia. Sul piano politico è stata riaffermata l'indipendenza del paese su una base socialista. Come contropartita Mosca ha imposto il mantenimento delle proprie basi militari in Polonia. Ma Gomulka, da buon giocatore, sa attendere la sua carta.